Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale. Oggi siamo tornati su Clash Royale perché, come avete visto dal titolo, mi andrò a comprare la principessa nello shop. Prima di andare voglio salutare nei follower, voglio salutare ErosDima03 e Jack2F. Grazie ragazzi del supporto. Due precisazioni al volo: come potete vedere c'è il microfono vicino a me, lo so che potrebbe dar fastidio nella webcam, ma ragazzi capitemi, perché anche solo spostare di 20 cm il microfono, quindi per forza deve entrare nell'inquadratura, cambia davvero tantissimo la qualità audio. Uno, non strillo; due, è una qualità pulitissima, quindi capitemi ragazzi, dovrete vedere questo pisellone perché è enorme, però è davvero una bomba così. Poi me lo farete sapere nei commenti. Seconda cosa, se io vado a cliccare qui, ho postato proprio oggi un'immagine della principessa nello shop e ci ho scritto: ragazzi, lo faccio, datemi i vostri consigli. Sono arrivati 160 commenti di tantissimi consigli, ma la maggior parte mi ha consigliato di farlo e ve lo faccio vedere ragazzi, davvero tantissimi commenti. Grazie del supporto, continuatemi a seguire su Instagram. E poi mi sono anche basato sugli scorsi commenti nel video Mi sento impotente, quando avevo già ritrovato nello shop la principessa. Siamo su Clash Royale e come potete vedere ho un'altra Magical Chest, così casuale, oramai le troppo, non lo so, più di una settimana tra Magical Chest e casse giganti. Inoltre ho 30.745 di oro e andiamo a spacchettare queste casse perché devo aumentare la quantità di oro e abbassare il costo della principessa. 63, tutto schifo, minions, apriamo pure questa free chest, abbiamo tre opzioni. Proviamo la principessa, la stiamo trovando, no, è mortai. E apriamo pure la crown chest, 600, mio dio quanto oro, 3 gemme, aumentiamo pure le gemme. Minions, 8 valchirie, 65 frecce, fantastico. E anche una epica in live, meglio di così, un chest opening fantastico. In questo modo sono arrivato a 31.525, ho superato i 31.000 e vi faccio vedere che per la seconda volta ho la principessa nello shop. 40.000 il costo. Il problema è che, dato che mi ha dato due principesse consecutivamente, è quasi impossibile andarla a ritrovare. La probabilità è bassissima, ci sono ben 5 leggendarie. Che mi capiti un'altra volta la principessa quando io arriverò ai 40.000 d'oro è praticamente una cosa assurda. Quindi ragazzi, dato che ho tantissime gemme, tutte quante accumulate senza spenderci un soldo, perché voi haters potete darmi del gemmone, ma sono l'unico youtuber che non ha gemmato in questi giochi. È proprio questo il punto, non me lo potete dire gemmone, perché sono solamente gemme ottenute con, dove vado nel clan, con crown chest e free chest e basta. Ma non sono qui a spiegarvelo, i più intelligenti sicuramente ci arriveranno e ci sono arrivati, perché oramai ragazzi siamo 80.000, ma quanti siamo? Grazie del supporto. Quindi, dato che mi sono sudato tutte queste gemme, le voglio spendere in una buona causa. Voglio prendermi la principessa, è una delle, anzi è la carta secondo me più forte del gioco, e arriverò ad avere 4 leggendarie su 5 senza averci speso un money. Mancherà solo lo Sparky e chi lo sa, magari con i prossimi 40.000 mi shoppo anche lo Sparky. In tantissimi nello scorso episodio, quello che vi dicevo prima, mi avete consigliato di spendere gemme direttamente sulla principessa e avete pienamente ragione, perché in basso sarei costretto a comprarmi 10.000 e le potrei anche comprare, perché comunque l'oro in eccesso poi lo utilizzerò per fare gli upgrade. Però senza andare a spendere gemme inutilmente, se io vado sulla principessa e vado a comprarla con 40.000, mi dice: vuoi comprare l'oro mancante con 425 gemme? Ragazzi, lo facciamo, andiamola a fare, non ci penso due volte. Ragazzi, ho sbloccato la principessa, oh mio dio che spettacolo, l'ho gemmata secondo alcuni e sono a 53 su 54, ne manca solamente uno, lo Sparky qua giù, eccola qui, principessa, costo 3, livello 1, fantastica. Andiamo a vedere le info: 216 punti vita e 140 di danno, fantastica. Sono felicissimo dell'acquisto e ho ancora 506 gemme, quindi ci ritornerò subito, anche se prima voglio farmi un po' di upgrade, perché devo guadagnare oro per fare l'inferno a livello 6, devo riportare i goblin a livello 10, devo fare anche la zap, quindi avrò da fare tantissimi upgrade, se no sto nel limbo delle 3000 coppe, non salgo né scendo, tanto è possibile salire, però qualcosa in più facciamo. Devo fare la crown chest, non attaccheremo in live probabilmente.
E io provo a fare una cosa, ragazzi. A posto delle frecce vado a mettere la principessa. Questo episodio sarà abbastanza... Oppure forse facciamo due partite, dipende. Mazzo così con mago di ghiaccio e principessa. Ho tolto le frecce, secondo me ho fatto una cazzata. Però se utilizziamo bene la principessa, comunque sarà devastante. E vorrei anche portarla a livello 2. Doniamo un domatore e andiamo a testare per la prima volta la principessa insieme al mago di ghiaccio in amichevole. Non online perché non so attaccarci. Probabilmente neanche la utilizzerò prossimamente. Abbiamo già trovato la partita, subitissimo contro Mattia, grandissimo, più o meno le stesse coppe, due visitatori aumentano a bestia, io vado subito con un Doma Jump violentissimo, Doma Jump super violento, zap, non mi toccare Goblin, sì, andiamo a colpire, ha sprecato un botto di mana, abbiamo fatto 3 hit, 1300 la torre, la testiamo subito ragazzi, metto la principessa, sto così azzardando, però facciamo qualche, oh mio Dio, ha targettato ragazzi, no, mi ha morta subito, un domatore abbastanza tattico con i miei sgherri. Vado all'attacco. Ho la zap. Oh mio Dio. Sì, ho la zap ora. La Tesla ci arriva. Zappiamo i goblin. E abbiamo preso la torre. No, 40. Cazzo, vedete, il depotenziamento in questo caso è servito. Però eccolo lo sgherro della vittoria. Ma quanto è potente. Io metterei una principessa tattica sulla destra che cammina. La mandiamo avanti. Molto molto tattica. Oh mio Dio, il mastino. Per fortuna abbiamo la principessa e per fortuna la torre infernale. Però non ho le frecce, che potrebbe essere un qualcosa di abbastanza negativo. Eccola là la principessa, la sua fottutissima principessa. Ti prego torre infernale, fai la tua mossa. Ok, ha messo gli sgherri. Io vado con i miei sgherri. Ok, distruggete il mastino, perfetto. Distrutto il mastino e io andrei a sfondare poi i lava pup. Anzi, i lava pup secondo me possono anche colpire. L'importante è far fuori subito la princess. Facciamo fuori subito la princess. Ok, fatta fuori, molto bene, abbiamo subito un ottimo attacco da parte di Mattia. Ottimo attacco con il mastino, 58 secondi. Guardate la principessa quanto è forte ragazzi, la principessa è la cosa più forte del mondo, è troppo OP, fa fuori i barbari in un secondo. Andiamo un'altra volta con il domatore, uccidiamo la princess, andiamo violenti e con il domatore andiamo a colpire. Guardate la principessa, oh mio Dio, fa fuori gli sgherri, è troppo forte. Adoro la principessa. Metto un altro mago di ghiaccio, non abbiamo, mannaggia ragazzi, forse quella è la cosa un po' più negativa, non abbiamo le frecce. Qualcosa dovrò cambiare. L'ho fatto così al volo io sto mazzo. Vado con i minions, facciamo fuori la sua princess e si riva con Doma Jump. Abbiamo la zap, voglio la torre. Lui ha la zap, non riesco a prendergli la torre. Però gli ho preso i goblin. Vai, andate ragazzi, 6 secondi per fare danno. Non ce la facciamo, però abbiamo vinto. Che battaglia assurda, I love principessa. Seconda battaglia subitissimo contro The Dark Emperor a 3200 e qui la perdo, al 100%, già me lo sento, però andiamo con una princess, molto molto easy, la mettiamo da dietro, eccola qua la princess, questa la perdiamo sicuramente, mette già il moschettiere a destra, io vado con il maghetto di ghiaccio a destra, due leggendarie schierate e vediamo che cosa fa sulla mia principessa. Toccami la princess, non mi tocca la princess, quindi no ragazzi, no, ho fatto un fail, ho sbagliato, non me ne sono accorto, sono un pollo. Però il domatore è arrivato. Vado con la zap. No, dai, troppo tardi. Dovrei rimanere in vantaggio. Ok, uccidi il mago. Sì, sono in vantaggio di 300. Corri torre infernale. Facciamo fuori subito il domatore. Non ho mana, riesco a farlo fuori. Non ci riesco, cazzo. Mannaggia la zap. Uccidiamo subito. Mi prende la torre. Cazzo, ragazzi, malissimo. Siamo partiti male. Mi ha preso la torre. Dai, non è possibile. Andiamo all'attacco con Hog Rider e Goblin. Abbiamo la zap per fare il Doma Jump. E il Doma Jump per zappare tutto. E un po' di danni li abbiamo fatti. Sì, ok. Torre a 5, 400. Ottimo. Davvero ottimo. Sarà difficile contrastarlo, però ce la devo assolutamente fare. Abbiamo i barbari. Non li abbiamo mai utilizzati. Li utilizziamo ora. Facciamo fuori subito il suo moschettiere. Ottimo. E se i barbari arrivano a fare meta? Sì, fireball. Come non detto. Vado con una principessa arretrata. Mettiamo la principessa arretrata perché devo sbloccare assolutamente la combo. E devo andare a fare meta sulla sua torre in alto a sinistra, a prendere quei 462. Arriva la princess, vai princess, cattivissima la princess. E un cazzo ragazzi, ha messo il mago di ghiaccio, me la fa fuori subito. Oh mio Dio, pure non ci credo, ma dai, ma è uno scherzo, zappa tutto. Ho fatto lo schifo più totale. Però devo riandare all'attacco, ce la farò mai ad andare all'attacco? Ce la potrò mai fare? Anche se perdo un po', voglio andare all'attacco, please, andiamo all'attacco proprio ora. Non ho la zap, però il domatore ci arriva
e il domatore ci arriva e dagli lo sto hit. Non ce l'ha fatta, non ci credo, non ci credo. No, 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 non ci provare, mi prende la torre, mi prende la torre, questa volta me la prende. Dai, 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 colpite, colpite, 500, non... Oh mio Dio, l'ho preso, 84, cazzo, vaffanculo. Ragazzi, è persa, però è stata un'ottima battaglia. Devo capire come utilizzare sta fottutissima principessa. 2-1, sconfitta, va benissimo così. Grazie ragazzi per aver visto questo video. Finalmente è arrivata la Princess. La devo assolutamente imparare ad utilizzare. Mi raccomando, lasciate un like, per il supporto è fondamentale. Ci arriviamo a 5000, ce la possiamo fare. Lasciate un commento per farmi sapere com'è il microfono così. Seguitemi su Instagram e su Facebook, perché ve l'ho detto, vi spoilerò tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, da me e 4 leggendarie.